Ciao a tutte ragazze, allora questo è un nuovo video in collaborazione con Martina. Il suo canale si chiama De Martinas, credo si legga, perdonami se ho storpiato come sempre i nomi. Ovviamente vi lascio il link del video qua come sempre. Ed è il ce n'è per tutti i mesi di gennaio, ovviamente. Anno nuovo, collaborazione nuova. Bene, iniziamo subito con le domande. Io ho fatto una foto dal telefono, l'ho messa sull'iPad. Allora, poi qui sotto, ovviamente siete tutte taggate perché questo è un video tag. Qui sotto vi lascio tutte le domande. Allora, canzone preferita del mese. Canzone preferita del mese, allora vi faccio vedere il titolo, poi ovviamente ve lo riporto qui sopra. E magari se il mio cervello riesce, vi metto anche la canzone qui sotto. Allora, diciamo che io ho una playlist dove metto le mie canzoni, le canzoni che mi piacciono di più. Diciamo che questo mese sono andata in fissa per Mika, Stardust, che ha fatto insieme a Chiara. Non ricordo il cognome, perdonatemi. Mi piace molto quella nuova di Lady Gaga, come si chiama? Aspettate. Lady Gaga, Do Want You Want, audio, sì. Do Want You Want, Fat R. Kelly. Spero si legga questa qui. Say what you want about me if you wanna know that I'm not sorry. Do what you want, what you want. E poi anche per quella di Giorgia con Alicia Keys, pregherò, I pray, una cosa del genere. Film preferito del mese. Io questo mese sono andata una o due volte. Una sola volta. No, forse due. Se ci penso un attimo. Forse sono andata due volte, ma uno dei due film non lo ricordo proprio. Una sola. No, sono andata due volte perché sono andata con una mia amica, però non ricordo cosa ho visto. Comunque, il film che mi è piaciuto di più è stato Un boss in salotto con Ruggero Argentero. Oddio, come si chiama quell'attrice brava? Non ricordo. E comunque Pappaleo, Rocco Pappaleo, spero si dica così. Poi, accessorio preferito del mese. O preferito del mese. Accessori o accessorio preferito del mese. Allora, penso che quello che vedrete ogni mese sarà sempre lo stesso. Ed è questa, oddio, questa collanina che ha il mezzo cuore. Poi la domanda, due o tre domande dopo capirete. Questo tipo frappè e questa campanellina. Come bracciale porto sempre, cioè da quando me l'hanno regalato, il Pandora, e ho un charm vero, che è questo qui, e poi questi due sono finti. Da quest'altra parte porto i braccialettini, quelli lì che diciamo che non tolgo mai, ed è questo qui con i campanellini e questo qui con le rose, ma hanno anni e anni e anni. Come orecchini ho questa pallina e una stellina e un tondino, niente di che.
Ma ho saltato, iniziamo bene, ne ho saltata già una. Comunque era profumo preferito del mese. Diciamo che li alterno io. Ho utilizzato questo della David Off Cool Water Game, credo si chiami, ed è questo qui. Buonissimo. L'odore non è fortissimo, ma non è nemmeno tipo fruttato. Non lo so che profumo è, comunque è buonissimo e poi resta, vi resta proprio addosso. E questo mese ho, diciamo, riscoperto, che è quasi finito, un rumore strano, un profumo del Libro Rocher, comprato tanto tempo fa, Frise. Sono 100 ml e il nome non lo so, cioè sì, si chiama Frise, però è comunque la profumazione a fragole, infatti è rosso. Poi relazione, sono fidanzatissima, il mio fidanzato è di là che dorme e voi direte: ma invece di stare col tuo ragazzo fai i video? Sì, perché i miei non ci sono e ne ho approfittato. E sono fidanzatissima da 2 anni e 2 mesi. Li abbiamo fatti il 22 di questo mese, cioè gennaio. Penso che questo video lo vedrete a febbraio perché a me internet fa schifo. Al mio ragazzo che va bene, c'è stato un guasto, quindi spero lo vediate. Lo vediate. Vabbè, ci siamo capiti al più presto. Scuola lavoro, vado a scuola, faccio la scuola privata, la ragioneria, lavoro anche come parrucchiera quando mi chiamano, vado a fare i capelli perché una parrucchiera questo fa. E comunque a scuola tutto bene, oggi mi sono appiccicata un po' con la prof di diritto, però criticano troppo, sono pettegole e sinceramente a me dà fastidio. Però lì non danno i voti, io c'è cioè una storia molto lunga che forse non posso nemmeno dire, quindi sto zitta. Comunque tutto bene. Cibo del mese. Allora, cibo del mese, penso alla cioccolata, perché questo mese, come sappiamo, c'è stata la Befana tra cioccolata, cioccolatini, dolci e dolcini vari. Sì, la cioccolata, ne ho mangiata tantissimo, anche se sto a dieta, però adesso l'ho riniziato, quindi la cioccolata. Poi scarpe del mese, ne ho due che alterno, ve ne faccio vedere una. Sono questo stivaletto come si portano adesso con tutti i brillantini, ma devo comprare un altro paio perché, ragazze, scusate, ma mi si è ristaccato un altro video. Questa volta non per la batteria, ma perché avevo la scheda, la memory card, come si chiama cosa, la memoria piena, ecco, per capirci, e quindi si è staccato e adesso rigiro l'altra parte, poi la unisco. Eravamo arrivate alle scarpe del mese e ve le ho fatte vedere il primo paio, sperando che si è visto. L'altro paio sono queste qui, comprate da OBS, sono beige e nere e hanno la zeppa, non è altissima. Davanti sono fatte così, sono abbastanza sportive, ma sono comodissime. Le ho comprate da OBS a 12 euro, ma non credo ci siano più. Make up del mese, il mio make up di tutto forse l'anno, tranne il sabato, è sempre questo qui. Spero si veda. Fatto con il matitone, un matitone beige come base, poi sopra applico un colore tipo questo qui. Questa è una palettina di H&M. Questo colore, oddio, beigeolino con i brillantini. Sia lo metto sopra che sotto, poi il fondotinta normale, mascara e via, perché è un trucco rapido, veloce e a me piace tantissimo come mi sta, quindi lo faccio sempre, anche perché la mattina non ho tempo, la sera devo uscire non ho tempo, solo il sabato mi trucco per bene, diciamo così.
Pettinatura e acconciatura del mese. Allora, io questo mese ho diciamo sperimentato, siccome i capelli sono un pochino più lunghi, ho sperimentato diciamo i flick, i boccoli con la piastra, non con il riccio ma con la piastra, e mi sono piaciuti tantissimo. Poi magari se trovo una foto decente ve la metto qui. Poi io quando li ho tipo li ho lavati oggi è lunedì, li ho lavati sabato, per me sono puliti, domenica sono puliti, oggi per me sono più o meno sporchi. E metto il cerchietto così, però penso che dopo li laverò perché domani devo andare a scuola, oppure semplicemente lisci senza il cerchietto. Queste sono le mie solite acconciature. Smalto del mese, allora io vado a momenti, li metto, non li metto, li tolgo e non li metto più, alterno. Ieri avevo messo questo qui di pupa, questo violetto scuro, che il numero credo sia numero 200. Oddio, non ve lo posso far vedere. E ieri la mia migliore amica mi ha portato da Roma questo smaltino della Kiko e l'ho messo oggi. Ed è questo qui. Poi, parola esclamazione del mese. Parola esclamazione del mese. Oddio, non c'ho, non, cioè io ne dico tantissime di parole. Ah sì, tipo molto yeah, tipo è molto, ci piace molto, così ogni tanto con il mio ragazzo sclerando dico molto yeah, molto ok, così, vabbè, sono cretina, però non ci possiamo fare niente. Figura di merda del mese, ne faccio così tante che non me le ricordo. Una figura di merda del mese. Ah, tipo, per me è una figura di merda. Stavo sabato a casa del mio ragazzo. Il padre, stava parlando con il mio ragazzo. Siccome c'era la televisione alta e il padre del mio ragazzo parlava a voce bassa, ha chiesto qualcosa al mio ragazzo e io ho risposto sì, no, 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 no. Pensando che parlasse con me senza nemmeno capire che cosa. Quindi questa è la figura di merda del mese. Cosa più bella del mese? I regali della Befana, perché in casa mia ce li scambiamo alla Befana la cioccolata. E poi ovviamente la salute e stare col mio ragazzo, queste per me sono sempre le prime cose. Sono sporca. Dove non si sa, vabbè, sono le cose più importanti. E poi ovviamente i regali, la cioccolata, le feste, questo qui. Cosa più brutta del mese? Ho graffiato la macchina? Mia mamma mi ha graffiato la macchina? Sì, sì, mi sembra che sia successo in questo mese. E questa è la cosa più brutta del mese. Descrivi con una parola questo mese. Allegro, tranquillo, con una parola, carino, niente di meraviglioso, bruttissimo, carino, bello, come si dice, non mi allargo più di tanto. Bene ragazze, io risaluto Martina che è una ragazza dolcissima e ve l'ho detto, ci sarà qui il link al suo canale e vi invito a visitarlo e ad iscrivervi al suo canale e vi invito ad iscrivervi al mio di canale cliccando qui giù iscriviti. Poi se andate nella home, diciamo così, del mio canale trovate i link anche qui sotto comunque alla mia pagina di Facebook. Vi invito a mettere mi piace perché al raggiungimento dei 1000 mi piace ci siamo vicini. Partirà un giveaway,
Una parola difficile, una parola più difficile non la potevano fare. E niente, io aggiorno sempre la pagina quando posso e quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!